Buongiorno e benvenuti in un nuovo video. È mezzogiorno e mezza, siamo appena rientrati. Sono stata con mia mamma e il piccolo canarino urlante a fare un po' di spesa. Siamo andati al DM e da Lidl. Vi faccio vedere prima lo svuota la spesa di Lidl, dato che mi avete chiesto gli svuota la spesa, le ricettine. Adesso piano piano proviamo a inserire tutto quanto nel video. Dicevo, vi faccio vedere prima la sezione Lidl, più che altro perché ho preso questo sacchetto perché eravamo a piedi, e così almeno metto via i surgelati, dato che è un po' che sono qui dentro, perché è il tempo di arrivare a casa. In più ho dovuto aspettare 3 ore per le scale perché porta sulla bimba, c'è la mia mamma che mi aiuta, però poi porta il passeggino, eccetera eccetera. Allora, abbiamo preso queste polpettine vegetali che sono pronti in soli 4 minuti, ce ne sono 200 grammi all'interno, perché questa sera mi arriverà finalmente la friggitrice ad aria, quindi mi sono sbizzarrita. Poi ho preso 2 confezioni di insalata cuore di iceberg, che era scontata a 79 centesimi mi pare a pacco, e in questo periodo l'insalata non deve assolutamente mancare in casa. Poi ho preso i nuggets a base di soia, questi piacciono tantissimo a Omar, anche in questi ci sono 200 grammi di nuggets e sono pronti in 6 minuti. Poi ho preso una confezione di croissant congelati, questi sono quelli con il cioccolato all'interno e sono buonissimi, perché appunto adesso con la friggitrice ad aria potrò finalmente ritornare a fare colazione, non più soltanto con il caffè quando sono a casa ovviamente, ma potrò riprendere a mangiare il mio amato croissant che mi piace da morire. Aspettate che stoppo, intanto metto in frigo del congelatore le cose che vi ho mostrato perché sono già tutte sciolte. Ok, poi mozzarella, queste qua ci piacciono tanto, le prendiamo sempre da Lidl, solo latte italiano, ve le faccio vedere meglio. Ne ho prese 3 perché per quanto il frigo sia valido e funzioni bene, comunque facendo caldo non mi carico più di tanto perché ho paura che i formaggi, le mozzarelle, le cose un pochino delicate possano andare a male. Poi ovviamente era a piedi, quindi mi è uscito un po' il mojo dalla bocca. Poi qui abbiamo un'altra confezione di nuggets a base di soia. Poi ho preso questi sono il mio amore, sono 4 involtini primavera con verdure e carne di pollo, ragazzi, buonissimi, ancora più buoni di quelli veri e propri che si mangiano al ristorante cinese, veramente ottimi. Si trovano nella sezione surgelati. E poi ho preso una salsiccia di suino alla toscana, 500 grammi. Contate che la spesa che vi sto facendo vedere non è proprio tutta la spesa settimanale, ma è la spesa di una poveraccia senza macchina che deve farsela a piedi, anche con un passeggino e 3 piani di scale senza ascensore. Poi ho preso una confezione di formaggio grattugiato, il grana padano DOP. Cioè, non so se si nota il sudore, si muore, e devo dire che oggi fa anche abbastanza fresco perché ieri sera c'è stato un mega temporale, ha rinfrescato tantissimo, piccolina qua che scalcia, e abbiamo dormito tutta la notte con tutto quanto spalancato, è stato meraviglioso perché era proprio bello fresco, l'aria bella fresca anche oggi comunque, però più di tanto insomma non è che faccia fresco. Tra l'altro è previsto un altro temporale nel pomeriggio, se non fa danni ovviamente ben accetto perché rende l'aria molto più tollerabile. Poi ho preso questi qua che probabilmente appartenevano alla settimana americana della McKennedy, sono praticamente delle patatine fatte a ricciolo, 1,79 euro mi pare che costassero. E ne ho prese 2 confezioni perché mi piacciono tantissimo questo genere di patatine, e se avessi potuto, dato che comunque la settimana americana capita raramente, non so sinceramente ogni quanto, però non sono prodotti che sono presenti sempre al supermercato, se avessi potuto, se fossi stata con la macchina sicuramente ne avrei presi altri, perché sono buonissime, buonissime, mi piacciono molto queste particolarità. Ok, metto questi ancora nel congelatore e poi vi faccio vedere le altre cosine. Bene, andiamo avanti. Allora, ho preso armonie, burrata e basilico,
Italiamo, sono buonissimi, questa linea è buona in generale, e mi piacciono tanto, questi penso che li faremo stasera, ne ho presi due perché ce ne sono 250 grammi all'interno, quindi ho preso due confezioni. Poi ho acquistato questi würstel con formaggio, sono würstel di pollo e tacchino con formaggio, e di queste ne ho prese tre confezioni, come potete vedere. Poi ho preso una confezione della Mulino Bianco di pane bauletto bianco, perché questo lo utilizziamo quando siamo appunto in emergenza, che non abbiamo il pane fresco. A me comunque piace molto. La piccolina si è tolta il ciuccio, quindi inizierà a cantare adesso. E comunque ripeto, questo mi piace tanto, e anche se abbiamo a volte il pane fresco in casa, io lo mangio lo stesso perché mi piace. Poi ho preso una confezione di cracker, perché l'avevamo completamente terminata. Ah, altra confezione di würstel di pollo e tacchino con formaggio. Mi ricordavo di averne prese solo tre, invece ne ho prese di più. Poi ho preso lo zucchero di canna. In realtà io preferisco le bustine, però non c'erano. Però non posso stare senza caffè, ormai mi sono abituata solo più allo zucchero di canna. Non riesco a bere lo zucchero, quello bianco, normale. E proprio il sapore, non lo so, non mi piace più. E niente, ho preso questo, e poi quando terminerà ritornerò a prendere le bustine, magari poi le prendo in un altro supermercato. Dischetti della Sienna, quelli super grandi per struccarmi con l'acqua micellare. Detergente intimo, questo ha un'azione emolliente e rinfrescante, 1 euro e qualcosa, non mi ricordo. Poi super scontati, 1,69 euro se non ricordo male, questi tre maxi rotoli di asciugatutto, carta da cucina extra assorbente. Anche di questi, se avessi avuto la macchina, ne avrei presi di più perché li utilizziamo tanto. Poi ho preso i miei amati salatini con spinaci, mi piacciono tantissimo, 12 rustici con würstel, non è vero, hanno sbagliato perché non sono würstel questi, comunque sono quelli che prendo, sempre. E poi ho preso, ovviamente, perché non poteva assolutamente mancare, altrimenti se al mattino mi sveglio senza di questo sono cattiva per tutto il giorno, ho preso due pacchi di caffè cortado. Mi chiedete sempre, questo non è proprio il caffè quello classico forte, ma è tipo un caffè latte. A me personalmente piace molto perché sembra che sia più cremoso rispetto a quello originale, ed è compatibile con la Nescafè Dolce Gusto, ovvero la macchinetta che ho io. E niente, questa era tutta la mia spesa, adesso vado a mettere a posto le cosine, cambio la piccolina e noi ci rivediamo dopo. Ragazzi, scusate ma sono fusa, mi sono scordata di farvi vedere le cosine che ho preso al DM, sono veramente tre pezzi in croce. Allora, ho preso tre confezioni di shampoo secco della Balea, io utilizzo questo, è super, ve lo faccio vedere sempre, per le nuove iscritte è meraviglioso, costa 2,49 euro, dura tantissimo, ci sono 200 ml di prodotto all'interno. Ne ho prese tre confezioni perché non ho sempre la possibilità di spingermi fino a là, però è vicino, per carità, però insomma, se posso, quando vado ne faccio una scorta, quando c'è, perché non sempre c'è, piace a tanti, si vede, ci sono varie tipologie, varie profumazioni, varie tipologie per il colore di capelli, io vado sempre diretta su questo, ho provato tipo quella profumazione al cotone, era tipo un'edizione limitata, però questo mi piace di più anche come effetto per i capelli, più che altro lo vado a utilizzare, anche se magari la sera prima mi sono lavati i capelli, però lo vado a utilizzare perché gonfia tantissimo il capello, soprattutto in radice, e riesco poi a tirarlo su bene. Quando lo vado a legare non mi rimane l'effetto appiattito, ma il capello rimane bello voluminoso e riesco a fare un pochino di più, anche se si tratta di una semplice e banale coda, un'acconciatura un pochino più decente rispetto alla fronte qua, la testa sopra che rimane piatta, che non mi piace tanto. Poi ho preso questi foglietti da 24 della Denkmit, marchiati DM, sono dei foglietti cattura colore, anche cattura macchie.
costavano 1,69 euro, non mi ricordo, cioè tutto 1,69 euro sto dicendo, però no, costavano veramente poco, mi pare che fossero anche scontati e li ho presi, perché io comunque lavando le cosine di Angelica insieme alle cosine nostre e insieme alle lenzuola, proprio per evitare di fare più lavaggi separati durante il giorno, metto sempre uno di questi fogliettini per evitare incidenti. Ovviamente vado sempre a evitare di mettere capiscuri insieme, però tante volte, essendo un po' rimbambita, capita che qualcosa mi sfugge e faccio danni. Infatti, in riferimento a qualche video fa in cui vi ho raccontato dei danni che ho combinato con la lavatrice, in tantissime mi avete consigliato questo della Grail Remedia, mi avete detto che fa dei veri e propri miracoli, costa tipo 3,49 euro. L'ho preso, visto che l'ho visto, perché appunto me ne avete parlato bene, e io faccio danni, ragazzi, almeno me lo tengo lì, quando dovessi combinarne una delle mie lo vado immediatamente a utilizzare, ha proprio la funzione di andare a riassorbire il colore che è stato trasferito sui capi. Vediamo un po', adesso lo proverò sui bodini di Angelica che ho rovinato, anche se è passato un po' di tempo, vediamo se riusciamo a recuperarli, nel caso pazienza ormai è andata, però appunto lo tengo lì perché se dovesse ricapitare, e sicuramente ricapiterà, almeno lo posso utilizzare immediatamente senza far passare troppo tempo. E praticamente all'interno, in realtà io non l'ho mai utilizzato, non so neanche come sia fatto. Ah sì, può essere utilizzato sia in lavatrice che a mano, ci sono tutte le istruzioni, non contiene cloro, fosfati ed è efficace già a partire da 30 gradi, quindi adesso poi me lo studio un attimino e lo vado a utilizzare. E poi per finire al DM per 2 euro qualcosa ho acquistato questo, ragazzi, perché mi serve per il biberon di Angelica, dato che adesso i suoi biberon sono diventati dei bottiglioni e quindi io non riesco più a lavarli internamente, io li vado a disinfettare ogni volta, però appunto ora si va ad accumulare il latte sul fondo e non riesco proprio più ad arrivarci, e quindi ho preso questa specie di scopettino, questa specie di scopettino che oltre ad avere questi dentini qua che vanno a pulire i lati del biberon, i lati interni, ha anche una spugnetta sul fondo che aiuta proprio a raggiungere anche la base del biberon. Bene, adesso vi ho fatto vedere tutto, mi dedico al mio canarino, alla mia piccolina. La monellina sta facendo la pappa, ma è già tanto piena, vero monellina? Guardate in fronte la punta, la zanzarina stanotte è rimasto il bollino rosso, il mio amore piccolo. Sta già tentando di togliersi il bavaglino. Eccola qua, quando inizia a far così vuol dire che non le va più il lattino. Sta mangiando veramente poco in questi giorni perché è proprio il fatto che fa caldo. Amore, basta, va, abbiamo capito. Abbiamo capito che sei un po' monellina, una monellina sazia. Dai, ti faccio fare il ruttino. Ah, ma l'hai tenuto allora il bavaglino adesso, eh? Oh, povero amore mio. Quella punturina cattiva, la zanzarina cattiva, che cosa ti ha fatto? Povera creaturina. Vieni, vieni, facciamo il ruttino. Vediamo questo che fa caldo. Don't know who you're gonna meet.
Che ho avviato questa mattina prima di uscire, ho sistemato un pochino, ho lavato i biberon, adesso li ho messi a disinfettare, devono stare in posa un'ora. La piccolina nel mentre si è addormentata, ora mi cambio e mi metto a lavorare. Comunque, a proposito di caffè, di macchinette del caffè, domenica siamo stati da mia suocera, lei ha come macchinetta del caffè la lavazza, non so dirvi esattamente che modello sia, però so che è meravigliosa, che l'ho già puntata, e quando poi a suo tempo si romperà questa, con la quale comunque mi trovo benissimo, è più dura meglio è, però in futuro ci farei un pensierino. Ha preparato un caffè shakerato con la macchinetta del caffè, ragazzi, era di una bontà pazzesca. 3 secondi, 2 cubetti di ghiaccio, l'ha messi dentro un bicchiere specifico apposito proprio della macchinetta, ha messo questo bicchiere sotto la macchinetta, ha azionato l'opzione caffè shakerato. Ragazzi, è venuto un caffè shakerato buonissimo, cremosissimo, poi con tutti questi pezzettoni di ghiaccio, faceva caldissimo, quindi è stato veramente molto piacevole da bere. So che il caffè shakerato si può fare anche col Bimby, eccetera, eccetera, però vi dirò che era di una cremosità pazzesca. Infatti ho detto a Omar, quando poi un domani si romperà la nostra, ovviamente poi ci saranno modelli aggiornati continuamente, però facciamoci un pensierino perché è favolosa. Ripeto, non so dirvi quale modello sia nello specifico, però è lavazza, ne sono sicura. Buonellona, buonellona. Buonellona, buonellona bella. Ciao. Ma ciao, stellina mia. Ti amo tanto.
Ti amo tanto tanto. Ragazzi, buonasera. Davvero, sei calma. Esaurita, non ce la faccio più. Oggi cos'era? Mezzogiorno e mezza, luna? Vi ho detto, cioè guardate che capelli che ho. Vi ho detto, adesso mi vado a cambiare col cavolo. Mi sono cambiata adesso che sono le 7:15 di sera, perché è arrivato Omar. Penso che l'effetto del vaccino di Angelica si sia fatto sentire tutto oggi, perché è stata una giornata veramente devastante. Infatti non sono più riuscita a prendere in mano la fotocamera. Devo ancora stendere, devo ancora stendere, no, ho steso. Devo ancora rifare il letto. Stasera lo fa Omar. Comunque ne approfitto per dirvi che Omar è arrivato a casa con la mia amata friggitrice ad aria che ho fatto consegnare nella sua ditta. Ma c'è una roba lì molliccia, grassoccia, bianchiccia, un po' Chi è? colorata. Tu chi è? Guarda, se mi vedi il braccio è con No, è veramente. Ma tira giù quella scena. Sono cancellati tutti, io già lo so. Oh mamma mia, non possiamo di qua. Allora, l'ho presa su Amazon, l'ho pagata 49 euro. E adesso questa sera la proviamo insieme perché voglio mangiarmi quelle famose patatine che ho preso oggi da Lidl, quelle a ricciare in pratica. Adesso giro e vi faccio vedere. Cos'ho qua? Ah, polistirolo. Allora, dunque, l'ho presa da 3 litri, al contrario era, perché mi avete consigliato di prenderla da 5, però sinceramente per me la cosa è un po' problematica perché non avendo spazio dove metterla, la devo andare a mettere sulla console che ho qua, che sarebbe la console dove al di sopra c'è la macchinetta del caffè e quindi è piccolina e da 5 litri sarebbe. Vabbè, bello sbadiglio di Omar. Da 5 litri sarebbe stata troppo grande. Ed è questa qua. Vedete un po'? Vi chiedo scusa, ma non sono riuscita a riprendere la cena perché è stato un momento delirante. Comunque, abbiamo usato la friggitrice ad aria, ho cotto le patatine fritte, sono venute buonissime, super croccanti. Non vedo l'ora che sia domani per iniziare a sperimentare nuove ricette. Come marca della Linsar, vi lascio il link in info box. Io l'ho pagata 48-49 euro perché era in offerta. Non so se sia ancora in offerta, comunque, io vi lascio il link. Per il momento è ottima, poi appunto. La testerò nei prossimi giorni. Per quanto riguarda le istruzioni, nelle recensioni c'è scritto che erano in tedesco, però ho visto adesso che sono anche in italiano. Probabilmente dopo diverse richieste da parte della clientela di avere anche la versione in italiano, niente, hanno fatto che inserirle automaticamente. Nel mentre io ho messo anche lo smalto, ma l'ho messo talmente alla veloce che non ho fatto in tempo ad aspettare che si asciugasse ed è venuta una vera schifezza. Comunque, piccola parentesi, volevo dirvi che in realtà io poi le istruzioni non le ho per niente lette perché io odio leggere le istruzioni. Comunque è molto intuitiva, si accende in questo modo, semplicemente tenendo premuto questo tasto. Si può regolare con questi due tastini la temperatura, i gradi di cottura. Qui invece si regolano i minuti, vedete, potete aumentare o diminuire i minuti, oppure c'è anche il tastino menu dove praticamente ci sono le varie impostazioni, qui le patatine, poi qua abbiamo l'aragosta, quindi deduco crostacei in generale, qui abbiamo i dolci, qui abbiamo il pollo, bistecche. E qui abbiamo il pesce, e comunque veramente ottima. Alla fine come capienza è perfetta, da 3 litri per noi va bene, veramente, veramente mi piace tanto. E niente, adesso poi nei prossimi giorni proveremo insieme nuove ricettine. Con una mano sola non riesco a chiuderla, ok, ce l'ho fatta. Cos'hai detto, amore mio? Cos'hai detto? Vogliamo salutare tutti quanti? Andiamo a nanna? A nanna, fai la nanna tutta la notte? Ah sì?